quadro della situazione è abbastanza, direi, noto a tutti. C'è stata una fortissima impennata, aumento della tensione, del rischio Italia, insomma, della percezione del rischio Italia sui mercati internazionali, che è iniziato con quella pubblicazione di quella bozza di contratto che prevedeva l'annullamento di una parte del debito da parte della BCE come proposta evidentemente del nuovo governo. Questo sicuramente ha creato le prime tensioni, dopodiché oggettivamente il mercato si è abbastanza avvitato man mano che la situazione diventava sempre meno leggibile dal punto di vista politico di formazione del nuovo governo. Direi che il clou si è avuto nella giornata di lunedì e martedì, dove di fatto c'era una situazione di vuoto, non c'era nessun tipo di governo plausibile in formazione, poi, in fase di formazione, poi è arrivata, diciamo, l'iniziativa di Cottarelli. Nel frattempo lo spread era esploso, le borse crollate, e chiaramente ha iniziato una fase, diciamo, di dichiarazioni un po' più morbide da parte delle formazioni politiche, no, che erano le protagoniste di questi giorni, cioè il Movimento 5 Stelle e la Lega. In questo momento siamo in una fase chiaramente attendista, e la volatilità resta molto elevata. Sappiamo tutti che in queste fasi si possono alternare giornate molto positive o molto negative. Due previsioni nel medio termine: una è che sicuramente la fase di volatilità, magari non estrema come la giornata di ieri, ma continuerà per diverse settimane. La seconda è che non credo assolutamente che, diciamo, questo sia l'inizio di una fase diciamo, di avvitamento che porterà al default, all'uscita dall'euro, e in questo senso quindi mi aspetto un epilogo, diciamo, nella migliore delle ipotesi simile a quello del Portogallo nel 2015, nella peggiorissima delle ipotesi simile a quello della Grecia. È difficilissimo in questo momento prevedere cosa può succedere allo spread. Molto dipenderà dalle decisioni. Se ci sarà una chiara, diciamo, un chiaro indirizzo su cosa succede nei prossimi mesi, per esempio, c'è un governo che più o meno prende in mano la situazione diciamo, ordinaria, e magari riesce a fare la finanziaria e poi si vota, io penso che lo spread si possa, diciamo così, stabilizzare. Invece, se torniamo a situazioni di totale incertezza e vuoto, come quella di lunedì e martedì, dove veramente non si sapeva a chi rivolgersi per avere delle dichiarazioni su cosa voglia fare l'Italia, e quello chiaramente è lo scenario peggiore, allora lì lo spread può aumentare anche di molto. Le banche sono colpite da un lato perché chiaramente hanno delle minusvalenze, perché hanno tutte un portafoglio di titoli di Stato italiani molto significativo. Dall'altro, chiaramente, in questa fase, per chi ha disponibilità liquide, possono evidentemente investire a tassi un po' più elevati. Quindi questo parzialmente può aiutare a contenere l'impatto sul conto economico 2018. Chiaramente, se si va su diciamo, scenari di stress molto elevato, vanno in crisi dal punto di vista soprattutto patrimoniale, perché le minusvalenze impattano anche le minusvalenze non realizzate, quindi dei titoli che hanno ancora in portafoglio, impattano poi sulla livello di patrimonio, e di conseguenza c'è il rischio di un avvitamento, evidentemente. In questa fase, con questi prezzi, direi ancora no. Però, ecco, se si dovesse allargare molto lo spread e i titoli di Stato dovessero scendere molto, chiaramente le banche italiane sono impattate. Le meno patrimonializzate sono quelle più a rischio, ovviamente.